Siamo ai giorni nostri, con la scuola delle Americhe che vedremo fra poco e il conflitto in Cecenia. Un conflitto fra Stato russo e terroristi ceceni che va avanti da 8 anni. Ora noi non entreremo nel merito di chi ha torto o ragione, poiché il punto sono i crimini contro la popolazione civile ad opera dei militari russi. Crimini condannati dall'intero Occidente per la loro brutalità fino al 2001, anno in cui la Russia si allea con Gran Bretagna e Stati Uniti nella lotta mondiale al terrorismo. Da quel momento in poi, quei crimini non esistono più. Circa ogni 3 mesi giungevano dalla Russia nuovi poliziotti e nuovi ufficiali che facevano quello che volevano. Torturavano, uccidevano e poi facevano sparire le prove dei loro delitti in fosse comuni. Avevo una nipote che era incinta. Aveva altri 5 figli con sé. E partì da Grozny il giorno prima di me. Era su un pulmino con tanti altri. I soldati russi hanno fermato e circondato il mezzo e tirato fuori tutti i passeggeri, compresa mia nipote. Tutti i soldati l'hanno violentata uno per uno. Poi hanno fatto risalire tutti a bordo e gli hanno dato fuoco. I russi ci chiamano terroristi, assassini. Per loro tutti i ceceni sono kamikaze sanguinari. Eccoli qui. Li vedete, questi sono i terroristi che i russi vogliono sterminare. Siamo noi, donne e bambini, le vittime di questa sporca guerra. Il terrorismo delle forze russe contro i civili ceceni è documentato per la prima volta in questo rapporto del governo ceceno filorusso e ottenuto dal quotidiano francese Le Monde. Riporta 1314 civili assassinati, si parla di esecuzioni sommarie con i segni della tortura, 49 fosse comuni, per un totale di 2879 vittime civili, decessi avvenuti al di fuori di ogni scontro armato o bombardamento nel solo anno 2002. Ditelo nei vostri paesi. Raccontate come vivono i nostri bambini, come si vive qui. Prima le bombe, ora soldati dappertutto, sempre pronti a sparare e a uccidere. Non finirà mai, non finirà più. Erano veramente momenti tragici. Case squarciate, macchine in fiamme, cadaveri bruciati. Tutto era sottosopra, un mare di sangue. Erano così quei momenti. I cani mangiavano i cadaveri. Ho visto tutto questo. Ma la cosa più difficile da sopportare era la crudeltà dei soldati russi. 33 truppe lì. Quest'uomo ha trovato un rifugio precario oltre il confine con la Georgia. Con lui sono rimasti soltanto una sorella e un nipotino orfano dei genitori. Ho accettato questa intervista perché conoscevo Antonio Russo. In questo villaggio lo conoscevamo molto bene. Soggiornava spesso qui con noi e una volta si è fermato addirittura 2 mesi. Gli volevamo bene perché davvero quest'uomo aveva preso a cuore le nostre sciagure. Non aveva paura dei russi, anche se poi proprio loro lo hanno ammazzato. Antonio Russo, 40 anni, giornalista di Radio Radicale, venne barbaramente ucciso in Georgia con il torace sfondato. Per rapina si disse subito, ma in realtà la tecnica usata è quella tipica dei killer del KGB. E molti sono oggi convinti che Russo avesse le prove dell'uso di armi non convenzionali contro i civili ceceni da parte dei russi. Sarebbe stata questa la ragione della sua condanna a morte. La guerra si potrebbe concludere in pochi mesi. È chi sta in alto che non ha interesse a finirla. Per continuare a fare soldi, a riciclare denaro sporco su armi, droghe e altre schifezze. Non ci sono cifre, né forse mai ci saranno, sulle vittime civili dei mesi di assedio. Grozny contava 500.000 di abitanti. Dopo il 1996, tra nuove speranze di rinascita, ne rimanevano 100.000. Sotto le bombe del 1999 e del 2000 sono sopravvissuti in poche migliaia e ancora oggi la città è chiusa alle agenzie umanitarie e agli osservatori internazionali. Anch'io ho visto al bordo dei villaggi pezzi di corpi di persone che erano state fatte saltare in aria. Poi i militari raccontavano che quelli erano guerriglieri che avevano tentato la fuga
e che si erano fatti saltare in aria. Questo è falso, perché erano persone imbottite di esplosivo dai militari e che loro facevano esplodere. E questo con il plauso di gran parte dell'Occidente democratico. La guerra in Cecenia non è un servizio reso alla patria. I soldati e gli ufficiali che uccidono i ceceni non sono eroi, ma criminali. Non dobbiamo permettere che i nostri figli diventino anch'essi responsabili di veri e propri crimini di guerra. Il primo ministro inglese è arrivato al punto di vantarsi in pubblico di guidare il governo che maggiormente sostiene le politiche di Putin in Cecenia. Eppure, se volesse, Blair potrebbe esercitare pressioni su Mosca, essendo noi inglesi fra i 5 più ricchi investitori in Russia. La base americana di Fort Benning è stata la sede della Scuola delle Americhe, che avrebbe dovuto essere un normale centro di addestramento dedicato alle leve militari dell'America Latina. In realtà dentro la base accadde ben altro. Ne parlo con padre Roy Bourgeois, un veterano del Vietnam convertitosi al sacerdozio. Padre Roy denuncia da anni la Scuola delle Americhe. A killing machine. Dentro quella base, a 2 miglia da qui, c'è una fabbrica di morte. Si tratta di una scuola di combattimento che ogni anno addestra circa 1000 soldati provenienti da 18 paesi sudamericani in tecniche di comando e controinsurrezione. Questa è una scuola di assassini e di terroristi, da cui sono passati più di 60.000 ufficiali responsabili delle peggiori atrocità commesse in America Latina, e il tutto a spese del contribuente americano. All paid for by the US taxpayer. E dalla Scuola delle Americhe passarono anche gli ufficiali del battaglione Atlacatl, quello di El Mozote, come si legge in questo documento. Ma c'è di più. Questa base insegnava il terrorismo e la repressione alla luce del sole, su manuali regolarmente stampati. Avevamo spesso sentito parlare di questi manuali segreti che venivano usati dalla Scuola delle Americhe. Oggi, grazie all'intervento del deputato Joe Kennedy e del Congresso degli Stati Uniti, abbiamo saputo che quei manuali esistono veramente e sono stati usati per almeno 11 anni. Eccoli. Vi si insegna come neutralizzare, cioè ammazzare, i bersagli della controinsurrezione, e nella lista nera vengono inclusi i leader politici anche solo sospettati di essere ostili alle forze armate. E poi vi si afferma. In tutti i casi la missione delle forze militari ha priorità sulla sicurezza dei civili della zona. Un dettame questo che viola in pieno la Convenzione di Ginevra e che, ricordiamolo, fu scritto e insegnato dagli Stati Uniti d'America. E poi le solite tecniche di tortura. Can it be argued? Si può argomentare che questi manuali furono il prodotto di agenti deviati all'interno dei servizi americani che hanno creato imbarazzo nei governi, o c'era una direttiva dall'alto? No, questi manuali erano ordinaria amministrazione. È una vergogna che il Congresso degli Stati Uniti e la Commissione di controllo fossero al corrente e abbiano ignorato la cosa fino all'ultimo. Our nation will continue to be steadfast and patient and persistent in the pursuit of two great objectives. First, we will shut down terrorist camps, disrupt terrorist plans, and bring terrorists to justice.